Anche oggi, amici di Rete 8, siamo prontissimi con una nuova puntata di Chef in Cucina curata dal nostro chef Max dell'Arca di Alba Adriatica. Salve, buongiorno, ben rivisti. Ciao chef Max, quanto Ciao, mi piace Jennifer. Chiamarti così. Sì. Allora. Sì, a Londra mi chiamavano sempre Max. Oh, io perché dicevi Massimiliano, sei Troppo lungo. What? Sei ok, Max. Okay. What's the meaning of, che dicevano. Perfetto, Max okay. Io lo adoro, poi io adoro Londra, quindi benissimo. Sta. Allora, oggi facciamo una ricetta di pesce. Come vedete, io, delle ricette che presento, carne, pesce, vegetariano, vegano, gluten free. Quindi veramente. Diciamo che la curiosità ci piace proprio. Io credo, io sai cosa credo, ma Max, che sì? Un grande chef debba sapere accontentare un po' tutti i gusti e soprattutto rispondere a tutte le esigenze, perché insomma ognuno di noi poi fa delle scelte diverse, che siano imposte quindi dovute ad una problematica di salute, come ad esempio i nostri amici celiaci, ma anche chi magari fa delle scelte diverse, tipo chi è vegano, vegetariano, chi non mangia la carne, chi non mangia il pesce, chi ama tutto. Quindi comunque è molto importante per voi chef, anche perché diventa una sfida. Giustissimo. Non deve essere un fastidio il cliente che non mangia quello, ma piuttosto una sfida per migliorarsi, vero chef? No, ma con te questa cosa allora, non è un problema. No, nella cucina è chiaro che una persona che cucina deve riuscire a saper cucinare tutto, nel senso, assolutamente. Dopo uno può essere anche specializzato, per esempio ovviamente. Io sulla pasticceria, dico la verità, avendo mia sorella che si è specializzata in pasticceria, anche per non litigare, ci siamo divisi i compiti, quindi lei e non mi fa fare un biscotto da anni. Perché loro anni. Litigano sempre. Non faccio un biscotto da anni. A casa mia moglie fa lei il suo plum cake, i biscottini che le piacciono, quindi diciamo che sulla pasticceria non mi fanno fare nulla. Abbiamo scoperto che non sa fare qualcosa, no, non sa fare dolci. Ho scoperto che comunque in realtà i grandi, non nel mio caso, ma diciamo che i cuochi che si dilettano abbastanza nella cucina salata sono di solito cose non diverse, sono mai bravissimi nella vero. Pasticceria. Quindi rispecchio insomma la caratteristica di tanti colleghi che fanno il salato e poco dolce. Siamo più acidi e poco dolce. Non è vero, un tenerone. Scherzavo. Allora, parliamo di cucina. Andiamo alla cucina, che è sempre l'argomento che ci piace di più parlare. Qui abbiamo realizzato, sempre per una questione di tempi, una polenta, è una polenta bramata, bio, acqua, sale, sempre il rapporto più o meno 5 a 1. Ed è così perché si è bruciata. Ed è così perché abbiamo messo il nero, facciamo un piatto con abbiamo le scarpette, recuperato il nero con della le seppie, col nero della seppia. Non c'è solo il nero in realtà. C'è il nero e tutta la parte dei fegati dell'interiora. Ah, quindi tutto praticamente. Tutto viene messo nella polenta, frullatore a immersione e otteniamo questo risultato. Quindi andiamo praticamente ad utilizzare tutto. La noi parte questa, della seppia. Di questa seppia abbiamo buttato il beccuccio perché è fastidioso. Okay. Quelle più grandi togliamo gli occhi, alle altre neanche serve. Okay. Per esempio io sono stato in una vacanza in Messico 18 anni fa e loro prendono i pesci interi, gli occhi sono la cosa più prelibata del Addirittura. Pesce. Addirittura? Sì, Addirittura. Assolutamente sì. E quindi diciamo noi utilizziamo tutto, buttiamo qui dentro, lo frulliamo e comunque gli ha quella parte di sapore del pesce, dell'interno del pesce. Adesso mi torna in mente una cosa che mi hai detto qualche giorno fa, che noi siamo il risultato delle esperienze che viviamo. Esperienze vissute, sì. Noi siamo risultati di esperienze vissute. E quindi vedi come questo tuo viaggio in Messico poi ti è tornato utile sempre, laddove hai fatto questo piatto. Io imparo, sono ancora sotto questo punto di vista sono un bambino, una spugna, come i bambini che assorbono, quindi prendo tantissimo, personalizzo, lo elaboro nel mio cervelletto e poi cerco di tirare fuori qualcosa, sempre mantenendo le regole fondamentali, sano, buono e bello, bio cucina mediterranea, che per me è fondamentale. Quindi qui abbiamo una polentina pulitissima, abbiamo solo del sale, molto semplice, abbiamo messo il nero, l'abbiamo frullata e la mettiamo da parte e così andiamo con il procedimento della seppiolina. Quindi con questa seppiolina meravigliosa adesso che facciamo, chef? Scaldiamo la padella. Quanto sono belle, chef? Bellissime. Sono pazzesche. Allora, le scarpette. Le scarpette. Le scarpette che appartiene alla famiglia della seppia, non è in realtà una seppia neonata, ma è proprio un tipo di seppia. Okay. Così ci insegnano i pescatori. Okay. E quindi riferiamo quello che ci viene detto, è una seppia più piccolina, tondeggiante. Sì. E quindi noi immagino tenerissima, non togliamo pelle, non togliamo nulla. I pescatori in realtà questa seppia non tolgono proprio nulla, neanche la aprono, perché quando è così piccolina veramente è difficilissimo. Allora si prende così, si frigge, si fa in padella direttamente così come sta, non si toglie nulla.
Io il beccuccio, perché comunque, ripeto, può essere un po' duro, un po' duretto, dà fastidio sotto i denti, quindi preferisco eliminarlo. Scaldiamo la nostra padella e andiamo a mettere giù la nostra seppietta. Ecco, questa tra l'altro è una ricetta veramente perfetta, secondo me, per la vigilia di Natale, chef. Sì, comunque certo. Base di pesce, quindi certo. Rispettiamo la tradizione, però proponiamo un piatto innovativo, diverso. Quindi qui abbiamo bisogno della padella calda, perché la seppia deve avere una cottura breve e veloce. Chef, ci hai promesso delle ricette che si fanno solo in una pentola, in una padella. Sì? Ok. La prossima volta voglio quelle, ne voglio 5. Ci lavorerò. Bene. Facciamo ricette veloci. Ricette veloci, esatto. In 10 minuti a casa, tutti in una padella, un piatto sano. Bravissimo. Ok, finito. Ci siamo. C'è che profumo, chef. Proprio un micron sale. Sì. L'olio, basta. Ok. Adesso l'unica cosa che facciamo è qui dove abbiamo scottato questa seppiolina. Andiamo a mettere il pomodoro? Andiamo a mettere il pomodoro. Questi pomodori meravigliosi. Il pomodoro del mio amico Flagella. Così. Che salutiamo. Così. Andiamo a riaccendere qui. Non si butta via nulla, utilizziamo tutto. Solo per una questione di estetica, perché a Jennifer gli piacciono i piatti estetici. Sì, devono essere belli. Devono essere belli, allora io cerco di farli carini. Tu li faresti carini a prescindere, chef. Però è vero, anche l'occhio vuole la sua parte, no? Devo dire che poi anche nei piatti, insomma, secondo me un piatto bello deve riuscire a rendere anche la bontà. Quindi tu già con uno sguardo devi avere voglia di mangiarlo, secondo me. Sì. Infatti io quando dico sempre sano, buono, è bello, l'estetica esatto. Comunque è importante anche per i piatti, assolutamente. Allora, avete visto il pomodoro, intanto l'ho scottato nella sua pentola, così, quindi anche lì ci avviciniamo alla cucina veloce. Ok. Così non... E poi prende tutto il sapore praticamente, giusto? Sì, è quello è raccoglie il... Raccoglie tutto, diciamo, la parte caramellata. Caramellata delle proteine della seppia. Fantastico. Diciamo anche cosa così. Jennifer, senti che cosa è questo, il fegato della seppiolina. Se uno non ci crede. Sa di mare, però ha quell'intensità del fegato. Io non amo il fegato, ma questo lo divorerei praticamente. Ho un ultimo piatto che sto presentando al ristorante, che si chiama seppia 100%, che poi vi farò vedere, e lavoro tantissimo sul fegato della seppia. Beh, è completamente diverso incentrato rispetto al fegato insomma inteso in... Si chiama fegato perché appartiene, in realtà è il fegato dell'animale, e quindi si chiama così, ma un sapore che non c'entra nulla col fegato di carne, esatto. Con gli altri fegati, esatto. non c'entra nulla. Esatto, come se mangi uova di pesce o trippa di pescatrice, non, cioè sono sapori, si chiamano trippa perché è comunque lo stomaco, ma non c'entra nulla col sapore. E dovete trovare un altro nome, altrimenti una persona come me si inibisce, dice ah io non mangio l'interiora, non lo mangio. Allora, andiamo ad impiattare, quindi mettiamo questa polentina. Così un po' disordinata. Ancora più bella, chef. Ok. Mettiamo le nostre seppioline. Così. Cioè non ci posso credere che questo lo facevi tanti anni fa. Perché questo lo era facevo, veramente utopia. Veramente ti dico, guarda, questo lo servivo almeno minimo 10 anni che non faccio più questo piatto. Cavoli. Veramente sì. Questo poi... Oh, il pomodoro... Ma quanto ci sta bene questo colore, chef? Che bel rosso! La parte cromatica, sapete che è importantissima, perché accende è proprio... per i polifenoli. No, ma anche visivamente proprio accende il piatto, lo accende, poi il rosso. Beh. È perfetto. Poi natalizio. Eh sì, ci sta perfettamente. Ecco, questa è veramente una validissima idea da poter utilizzare il giorno della vigilia di Natale, per il cenone. Anche per la vigilia di Capodanno, direi. Secondo me è un piatto che se uno ha voglia e tempo, sempre perfetto. Tipo io anche per aperitivo non disdegnerei, insomma io lo mangerei sempre. Beh, io ti ringrazio, ma comunque la cosa importante è che stiamo mangiando un piatto sano, un piatto veloce, un piatto a livello
penso che sia buono, secondo me è un gran piatto. Sano. Semplice e buono. Sano, bello. Buono e bello. Come dice il nostro chef Max. Bio Cucina Mediterranea. Eccola qua. Grazie Max, grazie per grazie questo piatto. Grazie a voi. Rimanete con noi, mi raccomando, tante puntate dedicate a Natale. Noi vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, Chef in Cucina. Ciao, arrivederci, grazie. Legumi è un alimento fondamentale nella nostra dieta quotidiana, raccomandato anche dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro come miglior fonte proteico. Per chi non è abituato di mangiarlo, vi consiglio di passarlo con uno passino in modo che eliminiamo la buccia, perché proprio là c'è la parte difficoltosa nella digestione del legume. Una volta tolta la pelle, il legume diventa molto più amichevole per il nostro sistema digerente.